Buongiorno a tutti, grazie di aver fatto questa assemblea al momento più alto dopo il congresso. Federalismo, macro ragione, indipendenza, autonomia, eccetera. Dopo oltre 20 anni, questa battaglia continua, vediamo che per tanti motivi non ha portato al risultato che avevamo in mente. Però tutti i concetti fondamentali per cui noi ci siamo battuti fino adesso, tutte le tematiche care alla Lega, nazionali e locali, sono più che mai vive. Federalismo, l'immigrazione, la sicurezza e tante altre cose. Però probabilmente non ci siamo spiegati bene, non siamo stati così bravi a promuovere il nostro messaggio e dopo 20 anni proviamo a percorrere una strada per cui dia più risultato. E il risultato è che bisogna prendere i voti finalizzati a un tipo di governo, a un modo di governare che è quello che noi prospettiamo da tanto e da sempre. Ed allora, prendere i voti, programmi e progetti. Ed oggi ho sentito i 7 tavoli che hanno relazionato, con i relatori, che hanno fatto un buon lavoro, quindi capacità e bravura nell'esprimere i concetti e gli obiettivi che sono dei leghisti, a noi cari. Adesso, da questo momento, possiamo andare in giro ad incontrare la gente, perché fino a un anno a questa parte, scusate, io ero in difficoltà a incontrare le 10 persone in bar o in osteria, non so se mi spiego, per saper dire qualcosa, perché fino a un anno fa mi veniva tutto in automatico, perché dopo 20 anni di battaglie uno già sa nella testa. Le cose sono cambiate, li stiamo riaggiustando, qualche personaggio è cambiato e andiamo avanti con un nuovo metodo. Bene, adesso ho i programmi, so che cosa si deve fare, eccetera. Quindi vi ringrazio di questo. La politica però la si fa a livello nazionale, a livello regionale, ma anche a livello locale, cioè i nostri buoni amministratori, cioè i nostri sindaci, che vivono giornalmente con i cittadini e che accolgono le loro istanze anche se non è di loro competenza. Cioè la bolletta dell'Enel, se non viene pagata, va uno che non ha soldi, che non è libero da comprare, eccetera, va dal sindaco, è la persona più vicina al cittadino. Grande potere al sindaco, forse a volte non lo sa, che in qualità di ufficiale del governo non c'è neanche il capo del governo che comanda nel suo comune più di lui. Ecco, allora con questo andiamo avanti. Però raggiungere il federalismo con tutte le bontà del mondo, certo, noi non prendiamo mica il mitra in mano, ma però per portare avanti questo come facciamo? Sempre con delle belle discussioni, bisogna andare a incidere sulla questione economica. Dobbiamo fermare i nostri soldi qua nelle regioni del nord e non trasferirle, perché noi siamo esecutori, prendiamo i soldi, esattori per conto dello Stato, in particolar modo le regioni e i comuni, e quindi teniamoci i nostri soldi e non li versiamo. Cosa possono fare a 3 regioni del nord, che sono quelle che pagano veramente tutte le tasse, soprattutto oltre il 50%, 20 milioni, un terzo dei cittadini italiani? Ma stiamo scherzando, voglio dire, no? Cosa ci faranno? Programmi credibili coi progetti che oggi sono stati presentati ed approvati, con persone credibili e che riescono a avere, intaccare la simpatia della gente, prendendo non solamente i voti della Lega, perché sennò se speriamo di vincere le elezioni solo con i voti della Lega non vinceremo mai. Dobbiamo prendere la gente, essere simpatici con i nostri programmi, con le nostre persone, si prende i voti da destra a sinistra passando per il centro. La coerenza politica. Perché? Perché quando si fanno delle proposte, adesso mi viene in mente la raccolta firma delle RAI fatta più volte, insomma ragazzi basta la quarta volta, perché sennò la gente poi si arrabbia anche, perché siamo stati al governo, voglio dire, parecchi anni, bastava un decreto Consiglio dei Ministri e il canone RAI non si pagava più, No, perché qualcuno poi si arrabbia con me, Per dire, Falconi, mi hai rotto quelle cose là, diceva l'amico Borghezio, Sì. Lega vincente, appunto, nel territorio, risolvendo i problemi di tutti i giorni, e quindi sembra cosa, però la lampadina, la buca davanti alla strada, il marciapiede, la scuola e il libro per il bambino, queste sono cose che la gente vive giornalmente, non Berlusconi e le altre cose. Allora io vi auguro tutti un buon lavoro, molta buona festa, noi non facciamo mai festa, buon lavoro, però convinti sempre
che ci toccherà fare una battaglia veramente economica, finanziaria, tenendoci i nostri soldi. Ma stiamo scherzando, il Veneto sì, ma la mia delusione qual è? È che i nostri veneti, i nostri lombardi, noi cittadini, che noi sanno che noi siamo l'unico movimento che li difende veramente nel territorio e nelle cose concrete, alla fine invece di darci, voglio dire, in Veneto, i massimi voti che abbiamo preso con il nostro presidente Luca Zaia, il 35% di 3 anni fa, ci dovevano dare l'80%, e questo è la mia meraviglia che c'è. Comandi? Va bene, grazie, speriamo. Ecco. Va bene. Quindi ecco, ringrazio la Presidenza e veramente facciamo una battaglia totale contro tutti chi non approva, cioè parlo all'esterno, non approva il nostro progetto di autonomia e di federalismo. Grazie sì, a tutti. Grazie. Allora...